Nell'area dedicata al vintage di Mippel, molto interessante la mostra L'ultima frivolezza, ispirazione, storia e stile nei cappelli del Novecento. Sono Franco Iacassi, sono stato invitato dal Mipel a fare questa mostra sulla storia del cappello nel Novecento. Il mio lavoro è quello di cercare dei materiali antichi e di proporli, credo, a tutti gli stilisti del mondo che vengono in showroom per prendere delle idee. Qui presentiamo soprattutto la modisteria francese e l'alta moda francese a partire dal 1915 fino ad arrivare agli anni 60. Ho voluto esporre sia i cappelli, sia alcuni abiti di alta moda, da Lanvin a Schiaparelli a Dior, e la parte interessante sono anche i materiali, i figurini che venivano affrontati in quegli anni diciamo tutto quello che sta attorno al lavoro della modisteria che in Italia in particolare poi ha anche avuto un grande rilievo. Infatti, oltre ai francesi che vanno da Lanvin, Agnès, ai più grandi, abbiamo anche una parte dedicata, che so, a Galli e Piero, a Fumero, in Monte Napoleone, e quindi, cioè, diciamo che c'è una visione complessiva su quello che è stato per il cappello nella moda. Mi voglio riallacciare a un personaggio attuale, contemporaneo, che ha fatto della moda il suo estro. Lui dice che è Alexander McQueen. Lui dice che non uscirebbe mai di casa senza un cappello, pur essendo un uomo, perché il cappello completa la figura e la mise di una donna. Non per niente in Inghilterra, cioè dalla regina d'Inghilterra a creatori importanti come Philip Tracy, ad esempio, oggi il cappello rimane, e soprattutto nelle ultime sfilate l'abbiamo visto comparire moltissimo, c'è cioè un grandissimo rilancio del cappello. E credo che Come sempre interessante il MICAM, il salone dedicato alla calzatura. Oltre ad anticipare le tendenze che vedremo nell'autunno-inverno 2011-2012, molte sono state le mostre collaterali. Nell'allestimento che scarpa meravigliosa, opere visionarie ispirate alla scarpa, accompagnate in un viaggio in continua evoluzione, ritrovano la propria personalità e autenticità. Qui la calzatura diventa una vera e propria opera d'arte, esposta con una scenografica parete che riprende il tema del cammino onirico. Lo spazio dedicato alla formazione alla calzatura Made in Italy ha ospitato un articolato calendario di eventi ed incontri dedicati a valorizzare la scarpa da diversi punti di vista. Come negli scatti fotografici dei giovani blogger che hanno raccontato la passione per le scarpe,